Udite, udite, espedite quel presentes istituzione in Civitate Neapolis, 1° gennaio dell'anno del Signore, 1492, sopra la fabbrica ordinata della maestà del Signore Re Ferrante d'Aragona, da farse in un nuovo monastero di Santa Maria de Argenti. Questa rappresentazione storica fece memoria di tanta magnificenza regale da parte del Signore Re Ferrante d'Aragona. State attenti in vedere come la corte tutta regale viene rappresentata. La maestà del Signore Re Ferrante con la regina consorte viene a rendere omaggio alla regina dello cielo e della terra, Madonna assunta per grazia ricevuta. In primis apre il corteo lo gonfalone con stemma regale di casa Aragona. Segue un gruppo di damigelle di corte che, con omaggio floreale, aprono la strada ai consorti reali. L'araldo a cavallo, con la spada regale, precedono il mantinente, re Ferrante e regina. Quinci, poscia la famiglia tutta regale, vuole si rappresentare. Con Alfonso d'Aragona e Ippolita Sforza, con Eleonora, Beatrice e Maria, ed infine Ercole d'Este, Mattia Corvino ed Antonio Nicolomini. Segue il gruppo di infanti regali con nutrice. Et quinci avanzano rappresentanti eletti di nobiltà napoletana e seguono lo bello esempio del re loro. Poscia i tamburini annunziano che ezzi a Dio gli amministratori sono presenti. Nel corteo regale non fanno difetto musici con il buffone di corte, rappresentanti del clero ed altri dignitari. Ringraziato sia lo Signore nostro Gesù Cristo che anche a noi ha dato occhi per vedere questo omaggio ricevuto alla maestà sua madre, Madonna Assunta.
Thank you.
Spedite fuerunt presentes istruciones in Civitate Neapolis, 1° gennaio dell'anno del Signore 1492, sopra la fabbrica ordinata della maestà del Signore Re Ferrante d'Aragona, da farese in lo monastero de Santa Maria de Argento. Questa rappresentazione storica fece memoria di tanta magnificenza regale da parte del Signore Re Ferrante d'Aragona. State attenti in vedere come la corte tutta regale viene rappresentata. La maestà del Signore Re Ferrante con la regina sua consorte viene a rendere omaggio alla regina dello cielo e della terra, Madonna assunta per grazia ricevuta. In primis apre il corteo lo gonfalone con stemma regale di Casa Aragona. Segue un gruppo di damigelle di corte che con omaggio floreale aprono la strada ai consorti reali. L'araldo a cavallo con la spada regale precedono in mantinente Re Ferrante et Regina. Quinci, poscia la famiglia tutta regale vuole si rappresentare con Alfonso d'Aragona ed Ippolite Sforza,
con Eleonora, Beatrice et Maria, ed infine Ercole d'Este, Mattia Corvino ed Antonio Piccolomini. Segue gruppo di infanti regale con nutrice. Et quinci avanzano rappresentanti eletti di nobiltà napoletana che seguono lo bel esempio del re loro. Poscia i tamburini annunziano che ziandio di amministratori sono presenti. Nel corteo regale non fanno difetto musici con il buffone di corte, rappresentanti del clero ed altri dignitari. Ringraziato sia lo Signore nostro Gesù Cristo che anche a noi ha dato occhi per vedere questo omaggio renduto alla Maestà sua madre, Madonna Assunta.
Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Con lo stesso saluto dell'Angelo Maria, ho salutato anche voi a nome di tutta quanta la Chiesa che ci fa celebrare questa solennità della Assunzione di Maria in cielo. È un benvenuto che do a tutti voi, in modo particolare ai sindaci che ci rappresentano un po' tutti, non solo i sindaci di Santa Maria Pia, tutti quelli della nostra valle. In modo particolare vogliamo ancora un saluto, un benvenuto al sindaco di Cervino, il quale quest'anno fa un po' gli onori di casa. Come sapete, anno per anno cambiano i vari sindaci, i rappresentanti dei nostri paesi, della nostra gente. Il dono che ci hanno fatto quest'anno non è più l'olio ma la cera, perché è un pochettino più pulita oggi, no? Nella lampada che viene accesa in continuazione la nostra fede davanti alla Madonna Assunta. E allora cominciamo con questo gesto molto semplice di benedizione della cera e poi della preghiera dall'arte del Signore di Cervino per questo dono che fa a noi e fa alla Madonna. Sii benedetto Dio nostro Padre, creatore del cielo e della terra, che per mezzo del lavoro delle api tu ci hai dato un segno della tua provvidenza e un messaggio di pace e di amore. Stendi la tua mano su di noi e su questa cera, destinata ad alimentare la fiamma che arderà per sempre in segno di devozione e di fedeltà a te, Signore nostro, e alla tua Santissima Madre. Ravviva nei nostri cuori la luce della fede e il fuoco del tuo amore, perché possiamo riconoscere Cristo, tuo Figlio, presente nel sacramento dell'Eucaristia, nella Chiesa e nel più piccolo dei fratelli, per Cristo nostro Signore. Mio Re Gesù Cristo, Maestro e Salvatore del mondo, accogli in questo giorno solenne tutti noi, che ti presentiamo la cera che arderà in questa Basilica davanti all'immagine di Maria Santissima, tua e nostra Madre. Con questo gesto intendiamo prometterti di custodire gelosamente la fiamma della fede che tu hai acceso nei nostri cuori al momento del battesimo. Rinnoviamo l'impegno che ci hai proposto nel Vangelo, che la nostra luce brilli dinanzi agli uomini, affinché essi vedano le nostre opere buone e diano gloria al Padre che è nei cieli. Tu, Signore, ci hai voluto tuoi collaboratori nell'opera della salvezza del mondo. Fa che sappiamo unire i nostri sforzi con quelli di tutti gli uomini di buona volontà per realizzare il bene dell'umanità nella verità e nella libertà, nella giustizia e nell'amore. Il tuo spirito, fiamma viva d'amore, trasformi la nostra vita e ci dia la gioia della fratellanza sincera,
l'impegno del generoso servizio, lo zelo dell'apostolato. Il nostro amore verso tutti i fratelli in Cristo diventi sempre più ardente per collaborare più intensamente con loro alla edificazione del tuo regno. Fa che le nostre comunità parrocchiali, cittadine e diocesane, siano nella tua Chiesa esempio di vita, di fede, di speranza incrollabile e di carità operosa. E tu, o Maria Santissima Assunta, nostra celeste patrona, sii la nostra avvocata presso l'Altissimo. A te affidiamo gioie e dolori, ansie e speranze, soprattutto dei nostri fratelli sparsi per il mondo, ma anche di coloro che provenienti da paesi lontani abitano in mezzo a noi. Non dimenticarci, Maria, in questo esilio terreno, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Madre del Signore, splende nel cammino del popolo di Dio, segno di sicura speranza e consolazione. Per mezzo di lei, arca della nuova alleanza, la provvidenza del Padre ci dona Cristo parola e pane di vita eterna. Preghiamo insieme, diciamo, ascoltaci, o Signore. O Signore, per intercessione della Vergine Maria Assunta in cielo, preghiamo per i ragazzi, i giovani della nostra terra, perché non mandino mai loro la fiducia nella vita e il coraggio di testimoniare la loro fede cristiana. Preghiamo. O Signore, che hai voluto per mezzo della Vergine Clementissima asciugare tante lacrime e usare tante piaghe, ti preghiamo di soccorrere il popolo del mondo, ascoltando coloro che soffrono, le famiglie in difficoltà per la mancanza di lavoro e di casa. Fa che non venga mai meno la speranza per il domani e la solidarietà degli uomini e delle donne di buona volontà. Preghiamo. Dio, Madre del Cristo, nostro Salvatore, per mezzo di Maria, Vergine Santa e Premurosa, ti preghiamo per i piccoli, per i più poveri, i più abbandonati dalla nostra gente. Fa che non siano dimenticati da tutti coloro che devono o possono aiutarli. Preghiamo. Gloriosissima fosse assunta in cielo, rendici capace di lottare come lei con tutte le forze del male che si manifestano anche nella nostra valle ed in particolare in San Vincenzo del Cielo. Preghiamo. O Signore, che hai voluto che la Vergine potentissima, piantando la sua fede in questa valle, facesse di questo santuario un faro di luce, ottieni per sua intercessione alla gente del nostro comune di Arezzo la fedeltà al santo deposito della fede, a noi trasmesso dalla pietà dei nostri padri. Preghiamo. Accogli, o Padre, la preghiera del tuo popolo e fa che, contemplando il mistero di Maria, associata ai nostri anni al trionfo del tuo Figlio, riconosciamo in ogni